Buongiorno a tutti. Afferma il sociologo Aldous Huxley, la memoria è la biblioteca personale di ciascuno. I fatti non cessano di esistere anche se vengono ignorati. Il caso o la provvidenza mi hanno fatto attraversare anni drammatici di questo nostro tormentato paese, da quando nel lontano autunno 69 indossai la sciarpa tricolore di commissario di polizia e giurai di essere sempre fedele alla Costituzione italiana. Sento doveroso trasmettere dei frammenti di memoria e di ideali. A che scopo? Perché non si dimentichi e i giovani sappiano di quanto dolore, lutti e sangue siano intrisi i diritti, la libertà, la sicurezza, la democrazia di cui tutti noi fruiamo ogni istante. Commossa gratitudine a chi ha ciò permesso, immolando anche la propria vita. Nell'attuale incubo pandemico gli incontri avverranno online, sul link YouTube. Dopo la presentazione del 13 gennaio della canzone preghiera di Agostino Mastro di Casa per le coscienze di tutti, il 29 gennaio ricorderò Emilio Alessandrini, eterno compagno di scuole e di ideali, che quel giorno del 79 fu ucciso. Il 10 febbraio Giovanni Palatucci, l'ultimo questore di Fiume Italiana, che quel giorno del 45 fu gettato in una fossa comune a Dachau. Ogni incontro durerà mezz'ora, con inizio alle 19:15, nello spirito di fedeltà al giuramento fatto. Lapidaria, la frase di Corrado Staiano. Continuerò finché il Creatore vorrà. Auguro a tutti un 2021 di salute e serenità, che permetta all'umanità di vincere la pandemia da Covid, nonché da ogni virus di indifferenza, egoismo e violenza. Condividete se credete. Grazie e arrivederci. Ennio Di Francesco.